La settimana scorsa qualcuno ci ha criticato perché, per fare un confronto tra il traffico di Roma e quello di Milano, abbiamo utilizzato una strada all'interno della ZTL, come se a Roma le strade all'interno della ZTL fossero prive di traffico. Ecco, oggi siamo venuti su Corso Buenos Aires, forse l'arteria più frequentata sia dal punto di vista viabilistico che commerciale nella città, nella prima fascia estera della città. Quella laggiù, lontana, la vedete, è Porta Venezia, e qui c'è tutto il quartiere di Corso Buenos Aires. Da quella parte si va verso la stazione e la situazione del traffico è questa. Sono le 9:50 di lunedì, va bene? È una situazione di flussi da città normale, da città dove la gente prende i mezzi pubblici per spostarsi, ma soprattutto da città dove le persone sanno che se prendono la macchina non sono facilitati a lasciarla dovunque, perché quello è il movente che porta moltissimi a prendere il mezzo privato, anche se con un minimo sforzo o addirittura guadagnandoci in termini di comodità potrebbero farne a meno. Ma non scatta neanche questo ragionamento nel momento in cui non c'è quello stimolo, quella mancata comodità a posteggiare la macchina dove si vuole. Ecco qua, Corso Buenos Aires alle 9:50 di lunedì. C'è traffico, ci sono flussi, però una strada consolare di Roma in agosto.